Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e bentornati al nuovo appuntamento di Studium, il primo della settimana. E fra poco, ecco qua. Buonasera alla professoressa Buonasera, Giuda Giovani, buonasera. che sarà il nostro ospite per questo, diciamo, primo appuntamento settimanale di Studium, di questo Virtual Studium. Non so se la professoressa mi sente. Ti riesco a sentire, riesco a sentire. Perfetto. Allora io ne approfitto per fare una piccola presentazione nel caso, insomma, per fare gli onori di casa, ecco, diciamo. Dunque, la professoressa Giulia Giovani, lei insegna, è la docente dei corsi di lineamento. Mi senti? Ora? Sì, adesso sì. Adesso? A posto. Perfetto, adesso va meglio? Ok, allora ripartiamo con le presentazioni, visto che ce le siamo perse un po' per strada. Dicevamo, la professoressa Giulia Giovani fa parte del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e insegna è docente per i corsi di Lineamenti di Storia della Musica e Fondamenti del Linguaggio Musicale. Quindi, come è bene aver capito, l'argomento di questo ciclo di studium sarà appunto la musica. Ma adesso lasciamo appunto la parola alla professoressa che andrà a introdurre questo, diciamo, questo appuntamento serale. Bene, innanzitutto buonasera, grazie dell'invito. Faccio a mia volta una presentazione perché Leonardo Bindi, che mi sta intervistando, è stato un mio studente nei due corsi di cui parlava, ma è stato anche un mio laureato, quindi è una conversazione, diciamo, in famiglia. Quindi ho molto piacere che sia lui a intervistarmi, anche se ogni tanto, Leonardo, ogni tanto perdo il tuo segnale, quindi non riesco a ascoltarti sempre bene. Ma sappiamo già, abbiamo un po' concordato quali sono le nostre linee del discorso. Quando Leonardo e gli organizzatori di questo studium virtuale mi hanno invitato, mi hanno chiesto di parlare della musica al tempo delle epidemie. Io devo dire la verità, l'ho trovato un po' deprimente, non perché non ci siano delle musiche interessanti, anzi pochissimo tempo fa è uscita una rubrica che potete trovare online del Giornale della Musica con 12 composizioni scritte per la peste o per il colera, quindi è una cosa che è stata fatta, vi invito a seguirla se vi interessa, ma ho fatto a mia volta una controproposta, ovvero di riflettere come cambia la nostra percezione del tempo in questo periodo in cui siamo costretti, dobbiamo di fatto isolarci dagli altri, quindi vivere una nostra percezione del passaggio delle ore in modo diverso e come la musica possa aiutarci in qualche modo a capire questo tipo di passaggio, di come potremmo cercare di trovare un nuovo ritmo, decidere di rallentarlo, di accelerarlo una volta che speriamo presto riusciremo a rientrare alle nostre, diciamo, vite, nelle nostre vite quotidiane e normali. In fin dei conti è piuttosto naturale, no? In situazioni di shock andare un po' a resettare quelle che sono le nostre sicurezze, le nostre ciclicità. Quindi probabilmente rallentare o accelerare i nostri ritmi quando rientreremo nella nostra quotidianità sarà un po' la condizione di tutti. E la riflessione musicale è partita proprio dal fatto che il concetto di tempo, di ritmo, ma anche rallentare e l'accelerare sono di fatto termini musicali che provengono dalla musica. Certamente, diciamo in un certo senso, la musica in un periodo come questo, fra virgolette, in cui siamo costretti a rimanere appunto in casa o comunque abbastanza isolati, la musica può comunque essere un valido compagno che ci può
tra virgolette, tenere compagnia durante questo periodo un po' di reclusione forzato e appunto aiutarci a passare il tempo, che appunto, come noi ben sappiamo, il tempo è uno dei concetti che sta alla base della musica, su cui si basa tutta la musica da sempre, da quando probabilmente il primo uomo ha prodotto dei suoni fino ad adesso. Sì, in questi giorni in particolare poi ci rendiamo conto quanto il dato musicale ci può insegnare, no? Noi viviamo un tempo assoluto, che è il tempo che può essere misurato oggettivamente con orologio, per esempio i nostri 12 giorni di quarantena, no? E poi abbiamo quello che è cosiddetto tempo musicale, che è la nostra percezione soggettiva di questo tempo che passa. Nel caso della musica, il nostro percepire una composizione come più veloce, in realtà, dal punto di vista della percezione del tempo che effettivamente occupa, o addirittura più lenta. E questo è quello che avviene quando noi passiamo le nostre 24 ore della giornata. A volte ci sentiamo appunto che il tempo sia trascorso velocemente, altre volte il contrario, e questo è quello che noi chiamiamo tempo musicale, la nostra percezione ovviamente che cambia. E attraverso la musica possiamo capire come anche la monotonia, anche la ripetitività di fatto possono avere un loro interesse se trattate con una certa consapevolezza, ma soprattutto con una bella dose di genio, diciamo, e di inventiva. Per questo abbiamo concordato alcuni ascolti, no? Per capire, no? Come possa in effetti venirci incontro nello spiegare, se vogliamo, questi giorni. Sì, in un certo senso siamo andati comunque anche a scegliere dei nomi abbastanza importanti della storia della musica. Infatti ora partiremo con il primo, insomma, sono tutti nomi che bene o male appartengono ad un immaginario comunque collettivo. Quindi segno di, cioè, questo ci fa capire come certi aspetti siano stati trattati un po' da sempre e un po' da tanti personaggi all'interno della storia della musica e di come ognuno di essi abbia fornito, diciamo, il proprio concetto. Ora, in questo caso noi stiamo parlando di tempo, andremo a breve a vedere come tre diversi autori che appartengono comunque a dei contesti, diciamo, storici differenti fra di loro, però hanno saputo affrontare il medesimo termine e lo hanno, diciamo, rielaborato nella loro maniera. Devo dire che c'è stato un po' l'imbarazzo nella scelta, no? di questi esempi. Ho deciso di presentarvi tre autori, come diceva giustamente Leonardo, conosciuti da tutti. Partiremo con Beethoven, ci sposteremo su Ravel, concluderemo con Stravinsky. Quindi tre autori che tra l'Ottocento e il Novecento hanno di fatto saturato, se vogliamo, le rivoluzioni musicali. Ma per capire attraverso tre esempi molto diversi tra loro, non soltanto perché vivono in periodi diversi questi compositori, ma anche perché hanno intenzione di raccontare cose diverse, un'estetica diversa. Dicevo, tre esempi che ci raccontano tre ritmi diversi. Nel caso di Beethoven vedremo come un ritmo può essere sì ossessivo, ripetitivo, ma non per questo lo stesso ritmo, la stessa composizione ossessiva e ripetitiva debba essere noiosa, no? O omogenea. Nel caso poi di Ravel andremo a vedere la rottura del ritmo, della routine, e poi ovviamente concluderemo con Stravinsky, che è il massimo, potremmo dire, del contrasto dal punto di vista dei termini e dei tempi e dei ritmi. Quindi è un modo molto diverso di percepire il tempo. E il primo esempio, appunto, Beethoven, è anche un esempio, se vogliamo, di isolamento molto importante, perché Beethoven, come immagino tutti saprete, ha vissuto durante la sua vita, principalmente già in giovane età, ma principalmente durante la maturità, di una condizione di handicap importante, la sordità, che immaginate per un musicista, per un compositore in assoluto, che cosa possa comportare. Quindi un isolamento incredibile che ha fatto nascere anche questa percezione, no? Del genio musicale, che è una percezione tutta romantica, del genio musicale come di un compositore che deve essere isolato, eremita, no? Nei suoi pensieri, nel comporre. In realtà le cose non stanno proprio così, però ci piace anche immaginarle un po' così, no? Sì, diciamo, un po' nella torre d'avorio dei grandi geni romantici a cui, diciamo, Beethoven purtroppo è stato condannato, diciamo, a stare per, diciamo, delle motivazioni che, cioè, penso probabilmente lui non ne avrebbe fatto volentieri a meno, ecco.
Beethoven avrebbe fatto volentieri a meno, anche perché il Beethoven che noi conosciamo dalle lettere e dalle memorie è un animale sociale. Immaginate lo show. Opera 92, l'Allegretto, è una composizione degli anni 10 dell'Ottocento, scritta da Beethoven quando si trova in isolamento in una casa di cura, per cercare di Scusi, risolvere professoressa, c'è stato un sì, piccolo problema di connessione e abbiamo di perso. Leonardo, ti ho perso. No, professoressa, abbiamo perso il suo collegamento, mi sa. Da dove ricominciamo? Abbiamo perso da quando Beethoven diventava sordo, ecco. Sì, abbiamo perso tutta quella parte là. Mi sentite? Ora meglio. Ecco, da dove Perfetto. riparto? Da Dunque, eravamo un'infezione. rimasti a, diciamo, alla condizione di sordità di Beethoven, diciamo, di come fosse una cosa che per lui ha condizionato molto la sua vita di musicista, ma anche di persona comune. Sì, appunto, perché Beethoven nelle lettere, non so se vi siete persi questo punto, ma di fatto nelle lettere continuava a ribadire come fosse un animale sociale, quindi una persona completamente immersa nella società viennese della prima metà dell'Ottocento. E noi abbiamo quindi delle testimonianze a volte struggenti, no? Di questo passaggio dalla condizione sociale poi all'isolamento forzato, no? Quindi se vogliamo rifuggire completamente nella musica, Beethoven stesso che si isolava, no? Perché si vergognava della propria condizione, perché era inconcepibile pensare che un compositore non potesse udire, ovviamente. E quella che vi propongo è un movimento dalla Settima Sinfonia all'Allegretto, che è un'opera composta negli anni 10 dell'Ottocento, quando Beethoven si trovava appunto in isolamento per curarsi, una cura evidentemente poco efficace per il suo disturbo uditivo. Ho scelto questo esempio per presentarvi appunto un'ossessione, no? Un ritmo ossessivo, la ripetizione continua di una piccola cellula ritmica è pam, 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 in continuazione, 10 minuti di musica basati, no? Su questa combinazione ritmica elementare. Sentiremo però come, a parte questo, diciamo, sottostrato fondamentale, tantissimi altri elementi, quindi la melodia, l'armonia, l'orchestrazione, di fatto rendono questo movimento particolarmente, articolato, particolarmente curioso, uno dei più interessanti al mondo. Quindi, se siete d'accordo, io farei partire i primi minuti, no, di questa interpretazione affidata Direi. alla bacchetta di Leonard Bernstein. Sentirete, vi farò sentire l'inizio fino al momento in cui questa composizione tutta scritta in tonalità minore si apre, no? Quindi abbiamo una apertura verso l'esterno. Spero che funzioni tutto tecnicamente. Riuscite a vedere lo schermo? Sì, che sì, in verticale, ma comunque. Allora aspetto. Thank you.
mi spiace sfumarlo, ma non abbiamo tutto il tempo. Vi lascio, diciamo, il dubbio di sentire da soli come va a finire, no? Quindi un ritmo ossessivo, però direi tutt'altro che monotono, non so come la pensate voi. Bene, e appunto andando avanti nel nostro percorso, diciamo, chi si è occupato di questo tema del tempo, troviamo un altro grandissimo compositore, uno dei più importanti, che è appunto Ravel, che noi tutti, o Ravel forse è più corretto, che noi tutti conosciamo, diciamo, per il Bolero, ma che però nella sua, diciamo, carriera, insomma, artistica ha composto altre grandissime opere, come quella che andremo appunto ad ascoltare e che vi presenterà la professoressa tra pochissimo. Sì, Ravel, perché è francese, no? Un compositore francese, di origine basca però, che è nella prima, diciamo, generazione di compositori che ha l'occasione in Europa di ascoltare il jazz che proviene dagli Stati Uniti, le prime orchestre orientali grazie all'Esposizione Universale di Parigi e anche un ascolto delle musiche popolari, insomma, quindi diciamo un'apertura, no? Rispetto ad altro, se guardiamo ai nostri confini, diciamo, dell'Occidente. E Ravel è protagonista di un movimento, diciamo, che ha come manifesto una spersonalizzazione della musica, cioè vuol far diventare la musica un gioco meccanico, e il Bolero, appunto, che citava prima, è proprio questo, no? Un gioco meccanico, una ripetizione ossessiva, anche in questo caso di un ritmo e di una melodia. Ricordiamo, il Bolero è una composizione concepita per essere ballata, no? Quindi noi quando l'ascoltiamo come musica d'orchestra ci perdiamo una parte molto importante, che era quella del balletto affidato a Ida Rubinstein. E pensiamo che il Bolero di Ravel è del 1928, negli stessi anni Fritz Lang, appunto, porta sugli schermi Metropolis nel 1927, di pochi anni dopo sono I tempi moderni di Charlie Chaplin nel 1936, quindi è un periodo in cui la riflessione sulla macchina e soprattutto su questa modernità che è schiava della macchina, che è ossessionata dalla misurazione del tempo, ossessionata da questa ciclicità che è una ciclicità meccanica, di fatto è la stessa ossessione che ci portiamo noi oggi, no? Che viviamo costantemente con l'orologio in mano. E nello specifico Ravel cosa decide? Decide di ribadire questa ciclicità, questa meccanicità tipica dei suoi tempi e di conseguenza anche dei nostri, ma allo stesso tempo imparare anche a rompere la routine. E nelle sue opere utilizza come simbolo ovviamente l'orologio, no? Per raccontare anche una storia di punizione, di riscatto, di mutamento. E per questo ho scelto per voi un frammento, sono due minuti soltanto, all'interno di un'opera più ampia che si intitola L'Enfant et le Sortilège, Il bambino e gli incantesimi, che è un'opera del 25, che è una fiaba che racconta di un bambino particolarmente vivace che viene punito dalla madre, che ne combina di tutti i colori e tra le altre cose demolisce la pendola di famiglia, quindi l'orologio di casa. Tutti gli oggetti, gli animali che sono stati colpiti da questo bambino in un moto d'ira, di fatto si ribellano contro di lui, quindi anche l'orologio si ribella, ma quando vede tutti gli oggetti, quando vedono che il bambino alla fine tenta di curare uno scoiattolo che però prima aveva martoriato, si rendono conto che con questo gesto di fatto ha risolto una situazione, quindi si scusano e riaccompagnano il bambino dalla madre. Quindi un piccolo diciamo episodio dove questo orologio rotto canta innanzitutto, continua a suonare in continuazione, ding 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 ding, sentirete il testo in francese, ci sono i sottotitoli in italiano, quindi lo potete seguire senza problemi, e conclude questo frammento l'orologio dicendo, ve lo leggo, che da quel momento non riesce più a nascondere la propria vergogna. Io che suonavo le ore dolci, l'ora di dormire, l'ora di svegliarsi, l'ora in cui deve arrivare chi stiamo aspettando, e via discorrendo. Quindi un orologio che ha smesso di segnare la ciclicità del nostro modo di vivere. Vi preparo, ascolto. Je ne sais plus l'ordinaire, il m'a ôté mon balancier. J'ai d'abord ce douleur de ventre, j'ai un mouvement d'air dans mon centre, et je commence à divaguer.
Interviene una teiera e via discorrendo, insomma. Beh, ecco, una cosa che salta subito all'occhio è come il rapporto, a differenza di quello che abbiamo visto prima di Beethoven, l'importanza del rapporto che ha in questo caso la musica con la danza, di come le due cose si intreccino profondamente e quindi l'una, diciamo, viaggia parallela all'altra e crea questo connubio che di una certa, insomma, potenza. Quindi anche fa vedere come la musica, diciamo, abbiamo visto appunto, viene raffigurato questo concetto del tempo attraverso l'attore appunto vestito quasi da ingranaggi di un orologio. Quindi viene un po' raffigurato, cercato di raffigurare appunto il concetto di tempo, prima messo in musica dal compositore e successivamente portato sulla scena anche, diciamo, in un certo modo provate ad essere raffigurate, quindi si vede anche come le due cose cercano di andare avanti di pari passo. E non a caso il prossimo compositore che andremo, diciamo, ad analizzare o comunque a presentare, forse mi vorrei un po' correggere se sbaglio, colui che forse di più nella storia della musica ha avuto un rapporto stretto con la danza, cioè che ha creato un connubio veramente importante con quest'altra forma di arte, che è appunto Igor Stravinsky. Uno dei compositori che più ha lavorato a contatto con i coreografi e con i ballerini, anche Ravel, devo dire, ma Stravinsky in particolare è un emblema per questo. Il Novecento di fatto è un periodo in cui vanno a compiersi una serie di connubi fra le arti molto importanti, e quello tra la musica e la danza ovviamente è uno di questi. In particolare Stravinsky ha la fortuna di vivere nel periodo in cui viveva anche Sergei Diaghilev, che era un grande organizzatore, un grande animatore culturale russo, che viveva con la sua compagnia di ballo, appunto chiamate Balletti Russi, a Parigi. Quindi moltissime delle composizioni di Stravinsky, ma in generale dei compositori della sua epoca, sono legati al balletto. E a quali ballerini? Vedremo come la Sagra della Primavera che ascolteremo sia legata in particolare a Vaslav Nijinsky, che è uno dei grandi protagonisti della danza del Novecento, cantato anche, se vogliamo, da Battiato, no? Nella prospettiva Nijinsky. Quindi troviamo una serie di personaggi incredibili che riescono a collaborare tra loro. E nel caso di Stravinsky troviamo una concezione del tempo inaudita fino a quel momento. Calcolate che la Sagra della Primavera è una composizione del 1913, quindi è passato più di un secolo, no? Dalla sua prima, ma è ancora oggi una composizione, un balletto che desta scandalo, no? Per quanto è già stato rivoluzionario più di 100 anni fa. Nello specifico con Stravinsky vediamo come alcuni elementi, le composizioni di Stravinsky, la Sagra della Primavera in particolare, sono basate sul contrasto ritmico. Quindi vedremo come due elementi molto diversi fra loro, pur condividendo, no, nello stesso spazio sonoro, si esprimono contemporaneamente con due linguaggi metrici diversi, no? Un po' come in questi giorni che ci troviamo tutti a convivere, no? In casa, in spazi piuttosto stretti, cosa alla fine
prevale la comunanza, no? È il senso di collettività, però il bisticcio, diciamo, è sempre dietro l'angolo, no? E questi contrasti sono condizioni connaturate alla fine nel vivere sociale, no? Non soltanto in questi giorni. E la curiosità legata alla Sacra du Printemps, alla Sacra della Primavera che ascoltiamo, è che ad essere protagonista di questo balletto non è un individuo, anzi l'individuo è proprio ricacciato sullo sfondo, ma è la collettività, perché la Sagra della Primavera racconta un rito pagano che propizia appunto l'inizio della bella stagione, che è frutto di un codice che è condiviso da un'intera tribù, quindi è un racconto sociale molto, molto importante, fatto di contrasti. Vi farò ascoltare l'inizio e proprio vedremo i primi passi di danza che aiutano un po' a capire questi contrasti ritmici, questa poliritmia, no? Ma vi prego di ascoltare con attenzione, in particolare si sentirà un po' basso, ma perché è la sonorità della composizione, non il volume del mio computer, l'assolo del fagotto iniziale, che dà inizio appunto a questa scoperta, no? Della ritualità, un fagotto che suona una nota molto acuta e crea una situazione di staticità, di attesa per appunto quello che arriverà dopo, ovvero il risveglio della natura. È una danza particolarmente concitata che esprime proprio le forze della natura che si sprigionano. Provo a farlo ripartire. Thank you.
in questo caso compio questo sacrilegio e chiudo, ma insomma vi invito a, ad ascoltarli in autonomia, avete tempo. Intanto ci sarà la sezione del, del, insomma, della diretta dedicata ai consigli, insomma, per gli ascolti, però vorrei sottolineare anche la, la bravura del, insomma, dei ballerini comunque a fare delle coreografie su dei ritmi e dei tempi così complessi, cioè non è una cosa da poco. È una concezione di danza completamente diversa rispetto alla danza ottocentesca, no? È il balletto d'avanguardia che inizia proprio in questo periodo e compirà un ciclo particolarmente ampio passando per illustri coreografi e ballerini che alla loro epoca veramente gettarono grande scandalo, no? Nella, nella società proprio per la loro fisicità dirompente, se vogliamo. Comunque immagino che saremo quasi in conclusione, vorrei sottolineare come di fatto musica non è soltanto necessaria o importante per capire quello che ci circonda, ma di fatto è anche un sottofondo per le nostre giornate. In questi giorni forse ce ne accorgiamo ancora di più, no? Certamente, diciamo che passare tutte le nostre, diciamo, 24 ore in casa, magari per i più fortunati che hanno un giardino o comunque confinare in uno spazio abbastanza stretto, può non essere facile. Quindi appunto la musica, anche intesa come qualcosa che non sia un ascolto che richieda una certa anche attività, diciamo, cerebrale, ma anche può essere un qualcosa di semplice sottofondo. E appunto anche un qualcosa che nel corso della storia della musica si è visto e si è avuto andando avanti nel corso del, del Novecento. Quindi arriviamo ad un certo punto in cui la musica diventa anche semplicemente accompagnamento, un qualcosa quasi come se fosse un oggetto di decorazione, come può essere un mobile, ecco, per intenderci. Quindi in un certo senso anche come... Sì, la musica quando diventa pervasiva e soprattutto quando con lo sdoganamento, potremmo dire, delle moderne tecnologie di riproduzione, non abbiamo la necessità di un'orchestrina da camera in casa per ascoltarla, no? E quindi proprio nel Novecento si sdogana questa idea della musica di sottofondo e se avete voglia di arredare, diciamo, i vostri spazi casalinghi con una musica di sottofondo di qualità, il consiglio non può essere che quello di ascoltare Erik Satie, che è un compositore che scusate, dichiara espressamente che la musica, la sua musica, quella da, che lui chiama proprio d'arredamento, musique d'ameublement, cos'è? È una musica che ha la stessa funzione della luce, del calore, dei comfort in tutte le loro forme. E dice anche, ve lo cito la lettera perché è delizioso, chi non ha mai ascoltato musica d'arredamento ignora la felicità. Quindi direi che è quasi una sfida, no? Che Sadi ci lancia in questo periodo. Beh, direi proprio di sì. Ora, nel caso, non so se, diciamo, fra il pubblico c'è qualche domanda per la professoressa, se no noi in caso possiamo, diciamo, concludere brevemente con qualche altro consiglio di ascolto, oltre appunto a questi che abbiamo già citato durante appunto tutto l'intervento, e poi comunque salutarci e darci un appuntamento con i prossimi appuntamenti di studio che, ricordiamo, continueranno a tenerci compagnia ancora per qualche settimana. Ecco, il programma è bello ricco. Quindi lascio la parola alla professoressa in caso abbia magari qualche altro piccolo consiglio di ascolto. Io vi consiglierei ovviamente di concludere, perché abbiamo soltanto sentito dei frammenti, no? Le composizioni che oggi in qualche modo abbiamo presentato attraverso i link, immagino che metterete a disposizione, legate a delle grandi interpretazioni di direzione d'orchestra, a cui aggiungerò appunto un esempio della musica d'arredamento di Erik Satie, proprio una parte dedicata a un salon musicale, quindi entreremo un po' con la fantasia in un bistrot francese di inizio Novecento. Ma permettetemi di concludere con un consiglio che, se vogliamo, un consiglio in parte musicale, in parte proprio nel 2019 è uscito un bellissimo libro di Murakami Haruki. Abbiamo perso un pezzettino. Perso? Ma adesso mi sentite? Sì, sì, ora sì, abbiamo perso proprio il momento del nome. Mannaggia, un attimo che
frattempo il mio telefono sta morendo. È uscito, dicevo, nel 2019 un bellissimo libro di Murakami Haruki intitolato Assolutamente Musica, che consiste in una serie di conversazioni con il direttore d'orchestra Ozawa, che è stato uno dei grandi interpreti del secolo passato, ma anche del millennio presente, dove ci sono tantissimi suggerimenti per quanto riguarda gli ascolti musicali, ma anche delle letture particolari proprio sul modo di intendere il tempo e i ritmi da parte di musicisti diversi. Quindi non soltanto dei suggerimenti di ascolto, ma anche dei suggerimenti di lettura, potremmo dire. Bene, noi ringraziamo la professoressa Giovani. Grazie per il suo intervento. E l'appuntamento, come detto in precedenza, è per le prossime, diciamo, conferenze di studium che ci terranno compagnia per questo, speriamo, non troppo lungo periodo di quarantena. Un saluto e alla prossima. Buonasera a tutti.